Una delle scoperte scientifiche più ambite in assoluto è il viaggio nel tempo. La tecnologia di oggi non ci permette di aspirare a tanto, ma il dubbio etico sul come affrontare un viaggio nel tempo avviene. Le ripercussioni su un ipotetico viaggiatore nel tempo potrebbero essere devastanti. Non si conosce nessun uomo che abbia mai viaggiato nel tempo, ma c'è una persona che ha vissuto suo malgrado questa esperienza. È un primario, un medico rinomato e docente universitario. Si chiama Pierdante Piccioni. In seguito a un incidente stradale, 12 anni della sua memoria sono stati cancellati e quello che per tutti era il 2013, per lui rappresentava il futuro. Si è addormentato nel 2001 e si è svegliato in un mondo in cui ogni nostra azione è dettata dalla tecnologia e ha dovuto affrontare la crescita dei figli, ricostruire il rapporto con la moglie e tornare con successo ad un lavoro, quello di medico, che aveva vissuto profonde trasformazioni. E per parlarne non c'è persona migliore che lo stesso Pierdante Piccioni. Buongiorno. Buongiorno a lei. E dunque, ovviamente questa data dopo l'evento se la sarà sentita ripetere un sacco di volte, ma nel maggio del 2013 succede qualcosa di inaspettato, un evento che in realtà capita anche nella vita di molte persone, cioè un incidente stradale, diciamo piuttosto grave, tale da portarlo in coma, però quello che avviene al risveglio è qualcosa di decisamente insolito. Assolutamente sì. Il 31-5-13, peraltro data palindroma, e le date palindrome sono sempre un po' pericolose, io faccio un incidente, sono le 7:30 del mattino, sto andando a lavoro, io abito a Pavia, abbatto un guardrail, mi ribalto con la macchina da solo, ma questo lo scopro dopo, e mi trovano in coma. Mi portano in ospedale, circa 6 ore di coma, e quando mi sveglio, non è il 30, per me non è il 31 maggio del 2013, dopo aver avuto un trauma cranico che mi ha dato qualche problema alla parola perché ho sbattuto la parte sinistra della testa, un po' di problemi alla gamba destra e alla mano di destra, ma soprattutto quello che fa la differenza è che io mi sveglio il 25 ottobre del 2001, cioè l'ultimo ricordo, noi medici, perché io allora ero il primario del pronto soccorso di Lodi, stavo andando al lavoro, quando ci arriva un paziente con un trauma cranico, una delle prime cose che facciamo quando il paziente è sveglio e cosciente è chiedergli che cosa ti ricordi. E io ci ho pensato su un po' e il primo ricordo per me è stato il 25 ottobre del 2001, che è circa 12 anni prima. Era un giorno anche particolare perché era il compleanno di uno dei suoi due figli. Sì, era il compleanno del mio ultimo figlio Tommaso, compiva quel giorno 8 anni e quando scopro che ho fatto un incidente stradale comincio a preoccuparmi perché il mio ultimo ricordo è di avere portato, che stavo per portare Tommaso a scuola con i pasticcini, con le bibite e il mio terrore è stato che io ho fatto un incidente con sui miei bambini. E come racconta nel suo libro Meno 12, vede in un primo momento sua moglie e si stupisce del fatto che sia invecchiata, diciamo, nel giro di poche ore, e poi quando vede i suoi figli, quando chiede ai suoi figli di venire nella stanza, vede due adulti, due persone completamente sconosciute. Assolutamente sì, peraltro io avevo espresso opposizione che venissero dentro i miei figli, perché quando mi chiedono lei vuole vedere i suoi figli, io pensando di avere un bambino di 8 e uno di 11, dico ma siete matti, volete far vedere il papà attaccato al monitor con il catetere, ma i bambini non entrano in ospedale. E ho visto che le persone mi guardavano come per dire questa presa la botta e quando poi entrano questi due adulti con la barba, due giganti che dei miei bambini avevano ben poco di quello che io mi ricordavo, forse i bambini avevano ben poco, io ci resto molto molto male e penso hanno mandato dentro due estranei per non farmi dare ulteriore shock rispetto a quello che mi è successo. In quel momento ho pensato i miei bambini sono davvero morti nell'incidente stradale. E quanto ci è voluto per comprendere la realtà di ciò che stava accadendo, oltre allo shock iniziale e poi il dover ricostruire la vita successiva, indicativamente mesi o anni per arrivare a questa realtà?
Allora, anni, però lei che di mestiere fa il giornalista, la prova del 9 che fosse davvero successo quello che mi raccontavano e che io avessi davvero fatto un incidente è stato leggendo sul quotidiano il giorno dopo in prima pagina dell'incidente col mio nome e con il mio cognome. E allora, anche se diceva cose che non, per me non erano vere, che ero primario, che ero professore universitario, tutte cose che non facevano parte della mia esperienza, però quando ho letto sul giornale quello, ho pensato, beh, non possono essersi inventati anche questa roba qui. Peraltro me l'ha fatto leggere un infermiere il giorno dopo, no, il medico me l'ha fatto leggere e ha detto, guarda che abbiamo un paziente famoso in reparto, e però io rimanevo comunque incredulo. Lì però ho cominciato a capire che probabilmente mi era davvero successo qualcosa e quel qualcosa era quello che continuavano a ripetermi. Ora, mantenendo enorme rispetto per il suo trascorso, quello che però viene salta alla mente leggendo il libro e pensando a quello che può essere stato il processo mentale è che lei è probabilmente ciò che più si avvicina a una persona che ha viaggiato nel tempo. Ora, non ha viaggiato nel tempo fisicamente perché quei 12 anni lei li ha vissuti, pur non ricordandoli, però nella sua mente lei è passato dal 2001, un'epoca prevalentemente pre-internet, a un'epoca in cui è cambiato totalmente il modo di comunicare, il modo di esprimere anche forse le proprie emozioni, le proprie conoscenze, e questo ovviamente ha inficiato anche su quello che doveva essere il ritorno alla realtà, il ritorno alla normalità. E quali sono state le difficoltà principali che ha dovuto sostenere nei primi giorni o nelle prime settimane dopo essere tornata a casa? La metafora del passare nel tempo, del viaggiare nel tempo è assolutamente pertinente, calzante, proprio vero. Io ho fatto, mi sono reso conto dopo di avere fatto un viaggio nel tempo di 12 anni. E, peraltro quei 12 anni sono, come diceva lei prima, i 12 anni del boom, della comunicazione. Io mi sono addormentato che non avevo una mail. Spesso dico ai miei interlocutori, provate a immaginare da compito, da oggi meno 12 della vostra vita e soprattutto provate banalmente a pensare la vostra vita adesso senza mail, la vostra vita senza social, la vostra vita senza tutto quello che è comunicazione. Io mi sono addormentato con le librerie, con le biblioteche che chiudevano il sabato e la domenica. E mi sono svegliato in un mondo dove se tu hai un dubbio, digiti, pigi un po' di tasti e ti viene risolto subito. Ecco, in un mondo senza rotonde, in un mondo pieno di semafori, in un mondo senza telepass, in un mondo dove davvero la comunicazione cominciava ad essere a vantaggio di tutti, ma non era ancora quello che adesso, insomma, questa connessione è totale ed immediata. Quindi le prime settimane, per tornare alla domanda, i primi mesi, ma anche i primi anni, e per me sono stati una continua riscoperta di quello che in parte sapevo e peraltro in parte avevo anche insegnato nel mio campo. Banalmente, ho scoperto di essere stato uno dei primi ad usare l'ecografia polmonare e di averla insegnata, e poi sono dovuto andare a scuola per impararla. Ecco, quanto è cambiato il mondo della medicina in quei 12 anni? Ebbè, è cambiato tantissimo, eh. Ogni 8-10 anni raddoppiano le conoscenze, tutto l'aspetto tecnologico. Lei pensi banalmente alla diagnostica. Nel periodo Covid, uno dei cardini della diagnosi che c'è stata per quanto riguarda le polmoniti era l'ecografia polmonare. Ecco, l'ecografia polmonare nel 2001 era inesistente, non si sapeva manco cosa fosse. Io sono stato uno dei primi ad utilizzarla, così mi hanno raccontato e ho le documentazioni, però tutto quel bagaglio di conoscenze è finito bruciato nell'incidente. Ecco, è cambiatissimo. Tutto questo è stato molto
complicato da recuperare, però affascinante, aiutato poi da quella bomba tecnologica che è internet, perché PubMed, che è il nostro motore di ricerca dove tutti i medici vanno a leggere gli aggiornamenti, beh, questo è nato nel 2004-2005, quindi io l'ho fruito ben dopo. E torneremo al discorso del Covid successivamente perché l'ho vissuto in prima persona. Rimanendo sul discorso della sua lunga amnesia, qual è stata la prima domanda che ha fatto nel 2013, tolto ovviamente gli affetti più prossimi, aver chiesto magari sviluppi familiari o relazionali, la prima cosa che l'ha incuriosita del futuro? La prima cosa che mi ha incuriosito è stato farmi vedere l'euro, perché io mi sono addormentato con la lira, sapevo che ci sarebbe stato l'euro l'anno dopo, perché è entrato il 1 gennaio del 2001, ma poi non è stato, come si dice, volevo vederlo proprio, maneggiarlo, tant'è vero che un mio amico è venuto con 2 euro e mi ha detto guarda che con questi ti fai cappuccio e brioche, e da quel momento il mio amico è soprannominato 2 euro, ovviamente. Ovviamente le emozioni cambiano nel corso del tempo, ci sono le relazioni personali che lei ha descritto molto approfonditamente, la difficoltà nel dover conoscere i propri figli, perché da adulti non sono le persone che si ricordano quando sono bambini. Quanto è stata difficile la gestione di questi rapporti, del rapporto con la moglie, che forse è la persona più vicina a quella che lei ricordava in un primo momento. Poi c'è stato anche il dramma del dover conoscere la morte di sua madre, l'invecchiamento di suo padre, quindi elementi anche molto difficili da gestire emozionalmente in un momento già estremamente provante come quello. Allora, con mia moglie sì, è stato complicato, però tutto sommato lei, anche se è un po' invecchiata, perché da adulti, per carità, si può invecchiare. Il grosso problema è stato con i figli. Infatti, il primo libro che ho scritto, che è appunto Meno 12, è un po' un romanzo sull'amore paterno, perché dopo non quando io non ho riconosciuto i miei figli e non li ho accettati, e ho capito dopo che cosa possa essere per un figlio non essere riconosciuto dal padre, sono scattati i sensi di colpa e lì è cominciato il tentativo di riavvicinamento da parte mia. Provando di medesimarmi, sempre così, se tu vuoi bene una persona, uno cominci per primo, secondo ti medesimi in lei. E pensare che cosa possa essere stato sentirsi rifiutati dal proprio papà da un giorno all'altro, allora lì ho cominciato io a chiedere che loro mi restituissero i ricordi. Ricordi tutto dalla Juventus alla Nazionale, ai film che avevamo visto, ai viaggi che avevamo fatto, a che cosa ci eravamo detti di serio, piano piano, per cercare proprio di restituire una normalità che dura tuttora questo percorso, per cui sono passati più di 7 anni. Però ecco, con l'idea di provare a ritrovare un equilibrio, questa parola magica che spesso con le emozioni fa pugni. Però questo è il tentativo finale, trovare un equilibrio tra quello che eri, quello che sei, cercando e sperando di non continuare a commettere l'errore che ho commesso nei primi mesi e nei primi anni, cioè volere, che il mondo ritornasse quello che era prima, che è un errore tipico, banale, perché io nel 2001 mi ci stavo proprio bene, in questo mondo, un po' ostile, assolutamente no. Parlando di emozioni, ci sono poi emozioni magari meno, non meno nobili, ma probabilmente meno complicate da gestire, sono quelle magari con le proprie passioni. Lei ha menzionato la Juventus, siamo entrambi tifosi della stessa squadra, entrambi appassionati di calcio, e il calcio è un enorme veicolo di emozioni e di trasporto. E che cosa è successo la prima volta che lei ha visto una partita della Juventus nel 2013?
Ha avuto la stessa emozione che provava magari nel 2001 o quando era bambino, quello che si poteva aspettare, o è stato diverso? È stato un po' una carognata di un mio amico che mi ha fatto vedere la sconfitta della Juve con il Milan nella Coppa dei Campioni del 2003 e quindi non l'ho vissuto molto bene. Però al di là di questa battuta mi sono scoperto un filettino meno appassionato, un filettino meno tifoso, non lo so, tutti questi stranieri, tutti il giro di soldi che c'è dietro, i moduli, il calcio urlato, l'arbitro che non fa più l'arbitro, la VAR, tutta questa tecnologia che non so, mi ha un po' un attimo allontanato, ecco, se devo essere sincero, sì. Del Piero che alza la coppa nel 1996, quello è la mia emozione. A parte che non abbiamo più alzato da allora e qui infili il dito nella piaga, però a parte questo, così è non so, un po' più lontano, ecco. L'emozione del calcio un po' più lontana. E la musica, i film, come sono cambiati per una persona che è passata dall'oggi al domani senza il passaggio intermedio? Ma tuttora io quando vado in macchina, passo parecchio tempo in macchina, accendo la radio, sono curioso di sentire le sonorità e cercare di ricordare quelle che erano le mie canzoni. Tanto per essere chiari, la mia suoneria è la canzone Pierre dei Pooh, a parte che è il mio nome, però è una canzone di tolleranza. Ante litteram del 1976, ecco, io sono Puccini, sono De Gregori, sono Dalla, queste sonorità mi attirano, però le guardo proprio con un occhio un po' distaccato, non so se sia l'età, non so se sia ancora il buco di memoria, però ne resto affascinato, però un attimo distaccato, ecco, è come se questa esperienza mi avesse dato una sorta di saggezza in più. I miei figli come soprannome mi chiamano Savio. Non l'aveva apprezzata molto questo soprannome all'inizio. No, assolutamente no. Poi quando ho capito che aveva una parte positiva, cioè comunque tu sei il saggio, allora ho cercato di vedere quell'aspetto. Aveva parlato di Covid. Lei è stato medico a Codogno, che è stato il primo comune italiano ad avere una persona colpita dal coronavirus e adesso lavora in un altro ospedale che però si trova sempre in Lombardia, ovvero nella zona più colpita. Quando è che ha capito che non era un'influenza passeggera, non era solo allarmismo? Che cosa è successo in questi mesi? Ed eventualmente che cosa si aspetta dal futuro? Ci saranno dei miglioramenti nella medicina o ci sarà più attenzione da parte delle istituzioni nei confronti della medicina, visto quello che è appena successo? Ma l'attenzione sicuramente ci sono, è quasi raddoppiato il numero delle borse per la scuola di specialità in medicina rispetto a 5 anni fa, quindi già questa è una risposta concreta. Ma che fosse allora, chi dice che eravamo preparati mente sapendo di mentire? E io me ne sono accorto quando ho cominciato a vedere arrivare la gente a frotte quando ogni 6 minuti ci arrivava un'ambulanza e quando non avevamo più ossigeno, quando non avevamo più barelle, quando cominciavano a scarseggiare i guanti, le mascherine, i ventilatori, quando gli elicotteri venivano a prendere i pazienti per portarli magari in Germania piuttosto che nel sud Italia. Ecco, da fine febbraio per tutto marzo fino a metà aprile, fino quasi a fine aprile, quelli che sono stati 2 mesi veramente quelli che ci hanno messo alle corde, vedere i colleghi ammalati. Vedere amici ammalati e morti, vedere aver avuto in famiglia dei morti, miei zii, Cremona. Ecco, questo è stato essere in prima linea
Vi faccio un po' di pubblicità, piccolo ebook proprio dal titolo In prima linea che ho scritto per la Mondadori, breve, corto di pochi, una cinquantina di pagine, per raccontare un po' quella che è stata la mia esperienza nel, tra Lodi e Codogno, perché sono stato il primario del pronto soccorso di Codogno, anche il primario del pronto soccorso di Lodi e tuttora lavoro tra Lodi e Codogno. Sarà un piacere leggerlo. E ora l'ultima domanda è forse anche quella un pochino più delicata. In questi anni lei ha dovuto superare molte difficoltà, ha dovuto scendere a patti con la possibilità di non rientrare più in contatto con le emozioni, con i ricordi, belli e brutti di quei 12 anni. Se, e non credo che ci siano casi documentati simili al suo, di persone che hanno ritrovato, improvvisamente la memoria in maniera autonoma. Se fosse mai possibile questo, se una mattina si dovesse svegliare con tutti i suoi ricordi di nuovo e con il rischio di dover affrontare di nuovo il processo di affrontarli di nuovo da capo. È disposto a farlo? Sarebbe disposto a correre questo rischio? Io non ho recuperato nessun ricordo in maniera autonoma, tutto quello che mi è stato restituito me l'hanno restituito gli altri. Pur nel rischio, pur con il terrore di dover recuperare anche dei ricordi brutti, però la risposta è sì, assolutamente sì. Alex Zanardi diceva in un'intervista: tu hai un solo desiderio, cosa vuoi? Lui rispose, che mi ricrescano le gambe. Beh, il mio unico desiderio, se potessi, averne uno, è proprio quello, recuperare quei ricordi, perché ti possono dire i luoghi, ti possono dire tutto, ma le emozioni correlate con quello che tu hai provato non te le può restituire nessuno. Ecco, quelle mi mancano tantissimo, più di ogni altra cosa. Pier Dante Piccioni, grazie mille per questa intervista. Grazie a lei.